Caro Fra Pasquale, anzitutto grazie per aver pensato di dedicare a noi studenti dell'ultimo anno di scuola superiore e quindi in procinto di sostenere l'esame di maturità un incontro di preghiera del mese di maggio. Come ben sai e come certamente ricordano tutti coloro che ci hanno preceduto nel tumultuoso periodo delle notti prima degli esami, quella con cui ci accingiamo a confrontarci è nella maggior parte dei casi la prima grande prova della nostra vita. È un test nel quale esageremo la nostra capacità di impegno e verremo valutati per il livello di preparazione che saremo in grado di dimostrare. Sicuramente sarà un'occasione di crescita e quindi di acquisire o di far sviluppare quella maturità che l'esame dovrebbe certificare. Bensì inserisce dunque nel periodo che stiamo vivendo una stimolante parentesi da riservare alla nostra vita interiore, in cui metterci al cospetto della Vergine di Nazareth e del suo figlio Gesù, che hanno superato prove ben più ardue e dei quali possiamo imparare il fiducioso abbandono alla misericordiosa volontà divina, fonte di speranza in ogni circostanza, anche la più difficile della vita. Per questo, ora, più che implorare un'intercessione per ottenere un aiuto divino nell'impresa in cui siamo immersi, ormai prossima alla sfida finale, vogliamo alimentare la vostra fede con la preghiera per fare nostra la convinzione dell'Apostolo Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Con questo spirito, a nome di tutti i maturandi, rivolgo la corale supplica alla Beata Vergine delle Grazie come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che concede al tuo figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo figlio Gesù. Benedetto è il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimostrare nei nostri cuori, Maria, mostraci madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.